ormai dovrebbe essere esaurito, quindi non c'è due senza tre, non ne dovrebbero cadere più. Ma io innanzitutto sono contento dell'invito che mi hanno fatto, che mi avete fatto, e contento anche di essere riuscito a trovare uno spazio per uscire fuori da Napoli e poter portare, credo, questo è il passaggio che posso fare oggi, l'esperienza di quello che abbiamo condotto a Napoli. La prima cosa che voglio dire, visto che questo luogo pubblico è dedicato a Vittorio Arrigoni, nei confronti del quale il Comune di Napoli ha avviato la pratica per dedicare uno spazio a questo giornalista irlandese. Un'altra cosa importante, io oggi ci terrei perché credo che da Napoli possa venire uno spunto importante per quello che ho sentito prima, per i nodi centrali che state affrontando in queste ore, in questi giorni, e per il dibattito al quale credo di aver contribuito con la partecipazione nei mesi scorsi anche importanti. Partirei ad esempio dal fatto di come si possa governare senza avere soldi. Noi abbiamo ereditato il governo della città, oltre che con 2500 tonnellate di spazzatura, senza avere un euro nelle casse del comune. E con l'ultima manovra finanziaria abbiamo subito un ulteriore taglio di 220 milioni di euro. Ma perché un dibattito come questo è importante? È importante perché io credo che sia definitivamente tramontata la stagione dei finanziamenti pubblici a pioggia, come credo si debba cominciare a discutere dai municipi di come non bisogna creare solo un'alternativa politica al berlusconismo, ma bisogna iniziare a costruire nuovi modelli sociali ed economici. Io credo che uno dei temi principali è questo, e ci tornerò un po'. La prima cosa che voglio dire è questa: di quanto sia importante la partecipazione democratica, la mobilitazione dei cittadini e la capacità di mettere insieme chi si assume un ruolo politico con la mobilitazione popolare. Io ho cominciato la campagna elettorale, parte che non era assolutamente in programma, non era preparata, non ero pronto. Tutte le persone accanto a me, dai miei familiari, ai miei amici, ai miei compagni più vicini me l'avevano sconsigliato. Quando ho cominciato la campagna elettorale, la mia città era profondamente depressa. Io ho visto trasformare con i miei occhi, in una campagna elettorale di 2 mesi, una città depressa, prima in indignata. E poi quello che è stato straordinariamente positivo, l'indignazione non tradursi in rabbia e in energia cattiva, bensì in energia positiva e in grande mobilitazione che ha portato al successo. Curzio Malaparte, quando racconta le 4 giornate di Napoli, che tra qualche giorno ricordiamo, e voglio ricordare a chi non è di Napoli, che Napoli è l'unica città italiana che si è liberata da sola dal nazifascismo, Curzio Malaparte dice che i principali protagonisti di quella stagione rivoluzionaria furono i ragazzi e le donne. Io vi posso dire che i ragazzi napoletani dai 18 ai 30 anni, che se si leggevano i giornali, i grandi mass media, i grandi opinionisti politici, dicevano tutti che i giovani al sud, i giovani a Napoli non se ne fregano della politica. Non è vero. Noi al sud non abbiamo una fiducia precostituita nelle istituzioni. Noi consideriamo che le istituzioni sono fatte da donne e da uomini. Se le donne e gli uomini sono credibili e sono capaci di toccare quelle corde di cui parlava Antonio Gramsci, il popolo meridionale, ma io aggiungo il popolo italiano, ha delle capacità di mobilitazione, di passione, esattamente nei termini in cui Landini poco fa illustrava la voglia della classe operaia di riscattarsi e di reagire. Allora, il primo passaggio da fare, e io colgo con grande interesse dei passaggi politici che vengono dal mondo dei movimenti. Io è da tempo che sostengo questo, che poi è il motto dell'Unione Europea: uniti nelle diversità. A Napoli che cosa stiamo cercando di fare? Che secondo me è un passaggio molto significativo sul piano politico.
cercare di portare le istanze dei movimenti, che una volta appartenivano solo all'autonomia dei movimenti, nel governo della cosa pubblica. Questo significa produrre un processo, senza che ognuno perda la propria autonomia, di avvicinamento tra quella parte della politica che è piccola, lo Stato, che all'interno delle istituzioni ha voglia di effettuare dei percorsi di forte cambiamento, e tutta quella parte del movimentismo che sta producendo istanze politiche anche unitarie e che ha deciso di non rimanere rinchiusa nei gusci del movimentismo. L'opposizione sociale nei mesi scorsi ha dato delle prove straordinarie di unità, e sono i tre segmenti del movimentismo rivoluzionario della fine degli anni 70 del secolo scorso: la manifestazione della FIOM, straordinaria, dove il popolo politico del centro-sinistra, lo ricordava prima Landini, si è fortemente diviso, nel dicembre del 2010 la grande mobilitazione, la mobilitazione delle donne che hanno dovuto ricordare al Presidente del Consiglio che non vince nel nostro paese la prelogica dell'utilizzatore finale, e il movimento studentesco contro la controriforma della Gelmini. Un'opposizione sociale che ha già in sé tutte le caratteristiche di un movimento politico. Questa parte di movimentismo, a mio avviso, si deve agganciare con quella parte della politica che intende portare nelle istituzioni le istanze del cambiamento. Io credo che i partiti, che hanno una funzione fondamentale come prevede la Costituzione, hanno però perso la funzione rivoluzionaria di cambiamento. Io non credo che dall'interno dei partiti vengano percorsi di cambiamento dell'assetto politico, sociale, economico e culturale. Io credo che se oggi vogliamo produrre dei percorsi di cambiamento, ci dobbiamo inventare non finanza creativa come fa Tremonti, ma un modo nuovo di fare politica, di fare economia, di fare socialità. Ed è un percorso che va tutto insieme. Qualcuno nel paese pensa che, tolto politicamente Berlusconi, che è indubbiamente un bene comune per il paese, toglierlo, noi non abbiamo risolto tutti i problemi, ne abbiamo risolto probabilmente appena il 10%. Perché non abbiamo risolto l'alternativa culturale a Berlusconi. Berlusconi da 30 anni governa con un modello subculturale che ha attraversato in modo orizzontale il paese, che è il modello che ha messo l'avere al posto dell'essere, che ha messo il modello del quanto hai e non chi sei, e che ha fatto prevalere la velina rispetto all'operaio, allo studente. Questo messaggio non appartiene solo a Berlusconi, non appartiene solo al centro-destra. Poi c'è il modello economico, scusate, basta. Poi vi dico qualche esperienza napoletana: il modello capitalista è fallito. Non posso, oppure diciamo che il capitalismo senile degli ultimi 30 anni è fallito. Proviamo a pensare che se consumiamo sempre tanto non vuol dire progresso, ma vuol dire sostanzialmente distruzione della natura, del pianeta e dello stesso progresso. Cominciamo a pensare di conservare, decrescere, rallentare e preservare i beni comuni significa non solo difendere il presente e conservare un futuro, ma significa fare lavoro e fare economia. Cominciamo a fare qualche esempio. A Napoli, per esempio, io credo che noi abbiamo delle opportunità, anche nel momento più difficile di questa città, io credo che abbiamo le opportunità strategiche di oggi nessuna città. Abbiamo il mare è un bene comune, abbiamo la cultura, noi abbiamo rotto con l'amministrazione comunale la cultura verticale di questi anni, quei pochi fondi che si avevano andavano sempre a quelle 3, 4, 5 persone, e abbiamo incominciato a praticare la cultura orizzontale. Abbiamo depositato ad esempio un'ordinanza che ho fatto io personalmente, con cui liberalizziamo gli artisti di strada. Quindi, accanto alla pedonalizzazione, togliendo le macchine, noi consegniamo spazi pubblici a tutti quelli che fanno cultura, fanno pensiero libero, pensiero creativo. Se tu rendi più viva la città accoglie turisti. Se accoglie turisti, i turisti vengono, mettono in moto l'economia, vanno nei borghi, vanno nei bed and breakfast, vanno nei teatri, vanno nei cinema, vanno nei luoghi della cultura, vanno nei musei,
c'è uno scambio commerciale. Io ho ereditato una situazione che c'erano 1,5 milioni di croceristi che arrivano a Napoli e rimanevano chiusi nella crociera perché gli facevano credere che Napoli è la città più insicura del mondo. Napoli ha 1,000 problemi, ma vi assicuro che non è la più insicura del mondo, a cominciare da Roma, ovviamente. Non voglio puntare nessuna suscettibilità. Siamo alla pari, siamo alleati, non con sindaco, dico siamo alleati nel senso siamo alla pari da questo punto di vista. Allora io credo che il modello sociale qual è? Ci hanno detto spesso che la città è sicura se è militarizzata. Io penso esattamente il contrario. Cioè penso che la città è sicura se è viva. Quando è che la città è viva? La città è viva quando tu hai il trasporto pubblico, le strade aperte. Non ho trovato un euro, ma che cosa ho trovato? Che c'erano 30.000 immobili del comune, la maggior parte dei quali in condizioni disastrate. Ne abbiamo cominciato a censire e piano piano questi beni li stiamo dando e li daremo per fare laboratori del cinema, laboratori della cultura, laboratori del teatro, la casa delle donne maltrattate, la casa dei migranti, la casa in cui si confrontano le libertà religiose senza differenza di religione e di culto. In questo modo tu rendi la città viva. Se togli le macchine, rafforzi il trasporto pubblico e la fai vivere ai pedoni, escono rinchiusi nelle case davanti alle televisioni rincoglionendosi, escono i bambini, escono i diversamente abili, escono gli anziani. Quindi in questo modo tu non fai solo una pratica politica diversa, secondo me fai anche una pratica sociale, inizi a contaminare le persone. E poi Napoli in questo è una città straordinaria che può dare dei messaggi importanti. Abbiamo cominciato con l'acqua pubblica. L'acqua pubblica, non ci siamo limitati a dire l'acqua è pubblica, che va benissimo, l'acqua è qualcosa di più che pubblica, è bene comune. Allora abbiamo cominciato a togliere, perché tra le varie cose che dobbiamo togliere nel governare, un po' di società per azioni. Io non è che ce l'ho con le società per azioni, però un po' di nuovo. Allora abbiamo preso l'azienda che si chiama ARIN, società per azioni, che gestiva l'acqua, e proprio ieri abbiamo approvato la delibera di giunta, è diventata azienda di diritto pubblico. Azienda di diritto pubblico, dove ci saranno 3 persone che sono il massimo, tra il massimo che in questo momento nel paese si può avere, ma nonostante siamo convinti che questo è il massimo di garanzia, perché c'è una giunta dell'acqua pubblica, una giunta dei beni comuni, un comitato fatto di persone e beni comuni, abbiamo deciso di mettere un comitato di sorveglianza fatto da cittadini che sorvegliano se l'acqua del sindaco è buona, perché potrebbe anche non essere buona. Un'altra cosa che abbiamo fatto: noi non dobbiamo mai perdere la connessione tra le persone che stanno nel palazzo e la cittadinanza, perché può anche accadere, io sono chiuso 16 ore al giorno a lavorare, nonostante sto moltissimo tra le persone, anche mezz'ora al giorno, può capitare che perdi a un certo punto un minimo di contatto con le dinamiche sociali. Allora bisogna assolutamente rafforzare i luoghi di coinvolgimento della popolazione, non solo attraverso il discorso che ha fatto Maurizio Landini prima, i rapporti con i sindacati, con la FIOM, con la CGIL, il rapporto con le forze anche dello sviluppo economico, con tutte le categorie professionali e con la politica. Abbiamo inteso creare un metodo permanente di consultazione con la cittadinanza, in vari modi e in varie forme, innanzitutto attraverso internet, perché internet, come l'acqua, come il mare, come l'aria, come il sapere, come la conoscenza, a mio avviso è un altro bene comune che deve essere gratuito per tutti e ci devono essere accesso per tutti a internet. Abbiamo modificato lo statuto, nello statuto del comune in 100 giorni abbiamo introdotto la nozione di bene comune e abbiamo modificato e rafforzato tutti gli istituti, non solo referendari ma anche di consultazione permanente. Il primo, abbiamo abbassato da 18 ai 16 anni l'età per poter partecipare a tutti i referendum consultivi. Abbiamo ricostruito le assise del popolo e le assemblee del popolo. Le decisioni che noi prendiamo le facciamo come in assemblee come questa. Cioè siamo andati a Piscinola, un quartiere di Napoli, dove abbiamo discusso di tematiche attinenti alla vita della città. Ci confrontiamo,
Certe volte c'è anche un confronto serrato, c'è la critica, alla fine si arriva a una sintesi. Ovviamente ci sarà qualcuno che si assume la responsabilità, ma sono passi avanti giganteschi, perché un metodo di coinvolgimento, e quindi finisce anche la stagione delle deleghe in politica. Ho votato, l'ho votato, basta, non voglio sapere più niente, non ne usciremo mai, perché il vero plusvalore politico ed economico che oggi abbiamo nel paese siamo noi. La maggiore consapevolezza di ognuno di noi come segmento singolo e come segmento collettivo di raggiungere qualsiasi tipo di risultato, e quell'immagine straordinaria del popolo in movimento del quarto stato. Ma chi scommetteva che io potessi essere eletto sindaco? Scusate, io tenevo contro gli apparati del centrodestra, il centrosinistra era quasi tutto contro di me, i giornali erano contro, la camorra era contro, la Marcegaglia era contro perché a lei interessa fare gli inceneritori, e io ho detto subito che se diventa sindaco l'inceneritore se lo può scordare. Come potevo pensare di vincere? Si è vinto perché ci abbiamo creduto, e quindi vuol dire che se noi acquisiamo collettivamente una maggiore consapevolezza della nostra capacità di autodeterminazione, noi possiamo raggiungere qualsiasi traguardo. Allora io credo, mi avvio alla conclusione, che noi dobbiamo occupare uno spazio politico enorme, da Bolzano ad Agrigento. Cioè noi dobbiamo essere capaci, non fra 3 anni, ma adesso, di creare un movimento politico che metta insieme queste energie positive per evitare che un sano conflitto sociale, il movimentismo, la democrazia partecipativa, l'indignazione si possano trasformare nel crollo del capitalismo senile in rabbia che possa poi essere presa da strumento per chi già nel passato ha ritenuto di reprimere il dissenso con forme di violenza di Stato. Quindi noi dobbiamo attivare un grande movimento democratico nel paese. E allora, parlando prima con alcuni amici, vi do alcune date che possono essere importanti. A parte il 15 ottobre, che ovviamente ci saremo, immagino in tanti, perché bisogna dare una grande forza democratica. Un altro è, a mio avviso, la vocazione internazionale che dobbiamo riacquistare. Io ho deciso a Napoli di fare a marzo una grande conferenza internazionale sui nuovi laboratori politici, sociali e culturali che stanno nascendo nel mondo. Io spesso mi sono offeso da meridionale quando mi chiamano terrore, però non dimentico che tanti meridionali chiamano quelli del Nord Africa, quelli del terzo mondo. Ebbene, quelli del terzo mondo nelle settimane scorse ci hanno dato una prova di mobilitazione politica e di democrazia partecipativa da fare invidia probabilmente ai paesi occidentali. Allora io credo che noi dobbiamo mettere insieme le energie forti che ci sono nel Nord Africa, nel Medio Oriente, perché poi si attivano delle cose straordinarie. L'altro giorno è venuto il console venezuelano da me, ha detto: sindaco, le devo presentare una lettera da parte del presidente del Venezuela. Ho letto sta lettera e quello mi fa: il presidente vorrebbe fare un protocollo, questo è un momento di crisi, lo sapete bene, non abbiamo un euro, perché vorrebbe dare al comune di Napoli il petrolio a prezzo politico. Io l'ho guardato, pensavo che era uno scherzo. Da un lato pensavo che era uno scherzo, dall'altro ho pensato ai bombardamenti NATO. A Napoli c'è la sede della NATO. Io vado a fare un accordo, sono il sindaco di Napoli, devo proteggere innanzitutto la mia città. Poi sono andato a vedere una proposta interessante, ed è stata fatta già nel passato a Londra qualche anno fa con un sindaco progressista. Allora questo perché ve lo dico? Perché io credo che c'è la capacità anche noi italiani, e soprattutto dal sud, voglio dire, quanto strategica possa essere la funzione di Napoli. E qua viene la seconda idea, quella di fare a Napoli, subito dopo la manifestazione del 15 ottobre, una grande manifestazione in cui proviamo, secondo me, a stilare forze diverse, forze, come diceva Landini, che hanno anche delle sensibilità diverse, ma che hanno voglia oggi di essere uniti, un grande manifesto politico che possa rilanciare tutto questo. La vocazione internazionale, secondo me, è fondamentale.
centrale in questo momento strategico, per capire che noi non stiamo solo a Bruxelles e nell'Unione Europea, ma sappiamo guardare anche verso il Mediterraneo e verso il sud del mondo. Da questo punto di vista sto vedendo che c'è un grandissimo interesse per tutto quello che stiamo cercando di costruire. Un'ultima cosa e chiudo veramente sulla manovra economica. Questo lo voglio dire perché molti pensano, ovviamente non voi, ma nel Paese, che questa manovra economica va digerita perché era l'unica manovra possibile. Se voi leggete i giornali, spesso dicono Bruxelles ha approvato la manovra. Non è vero. Io sono stato 2 anni parlamentare europeo. Bruxelles fa solo una valutazione se c'è stato o meno lo sforamento del patto di stabilità o del debito pubblico, ma non dà un giudizio della qualità della manovra. Allora io che adesso sono uomo di governo e ho dovuto fare bilanci senza un euro, che cosa ho fatto? Potevo tagliare le politiche sociali, potevo aumentare il trasporto pubblico come ha fatto anche qualcuno recentemente, secondo me sbagliando, potevo tagliare la cultura, potevo fare tanti tagli di questo tipo. Ho fatto dei tagli che mi sono costati politicamente, perché mi hanno attaccato. Vi faccio un esempio: a Napoli ci sono 20.000 dipendenti, allora ho detto è una grande risorsa, valorizziamo al massimo i dipendenti e finiamola con le stagioni delle consulenze esterne e con l'esternalizzazione dei servizi. Mi sono trovato 100 contratti di dirigenti esterni nominati dalla politica da 150.000 euro. Io li ho presi e li ho stracciati. Ovviamente mi è costato, perché erano tutti dirigenti nominati da 20 anni di centrosinistra. Quindi questo ve lo dico per dirvi com'è delicata la questione. Un'altra cosa, ho tagliato le società partecipate, ma mi sembra una cosa normale che ci siano tra le varie cose, due società partecipate. Sono 16 in totale, ma queste due ve le voglio raccontare. Una con 5 consiglieri del CDA, ognuno per ogni corrente politica. Uno raccoglie i rifiuti, l'altro taglia l'erba dei giardini. Quello che taglia l'erba dei giardini metteva l'erba qua per terra e litigano per chi la deve prendere. E rimane quest'erba là, che poi diventa una mini discarica per giovane. Allora tagliare le partecipate, accorparle, far inserire anche nella mentalità della partecipata il bene comune, il trasporto pubblico, ad esempio, è un altro bene comune. Unendo, noi abbiamo trovato moltissime risorse. Lo stesso vale per la manovra politica del governo. Scusate, se avessero tassato i capitali scudati che questo governo e questa maggioranza hanno fatto rientrare in Italia, cioè i capitali illeciti che sono stati mandati all'estero, capitali di evasori, mafiosi, corruttori, truffatori e quant'altro, questa maggioranza ha fatto una legge che ha detto le puoi portare in Italia pagando il 4%. Se si fosse messa la tassa normale sui capitali scudati, noi avremmo preso 20 miliardi di euro. 20. Allora perché non tassare, invece che nelle solite direzioni, non tassare le rendite finanziarie, le speculazioni in borsa e i grandi patrimoni? E da ultimo, e chiudo veramente, pur condividendo il ragionamento di Landini, perché giustamente dice noi dobbiamo dare prospettive di riconversione industriale, cose che sono state fatte, vi ricordate le mine antiuomo? Io non so quante persone nel questo paese sanno che ogni cacciabombardiere, un cacciabombardiere che ogni giorno si alza, bombarda e ritorna, solo quell'operazione là 100.000 euro. Immaginatevi dall'inizio della guerra in Libia, che non è per la liberazione da Gheddafi, che fino a poco tempo fa gli hanno baciato le mani e hanno fatto è semplicemente per il controllo del petrolio da parte della Francia, dell'Italia, dell'Inghilterra e di quell'altro. Allora cominciamo a ritirare i contingenti italiani all'estero, che avremmo fatto una manovra di 40 miliardi di euro tra missioni all'estero, caccia bombardieri, scudo fiscale e rendite patrimoniali. Allora di fronte a questo io lo dico da persona che è convocata nel
i partiti, non ce la fanno. È la stessa questione morale ormai sono 30 anni. Bersani si è dispiaciuto che ho detto chi sta ai vertici dei partiti ha delle responsabilità politiche oggettive, non penali, per carità. Ma com'è possibile se dall'81 ad oggi, da quando Berlinguer parlò di questione morale, la questione morale è sempre all'ordine del giorno e viene sempre individuata o da quella parte di magistratura, sempre più piccola, che ha ancora il coraggio, la voglia e la forza di andare a toccare la mafia nelle istituzioni, oppure dai grandi movimenti popolari. Quindi noi dobbiamo creare, io credo, nelle prossimi mesi, dobbiamo avere la creatività politica necessaria per trovare le forze, unirle e creare un grande movimento politico. Grazie.